Cari amici di FS News, sono Luca Mattei e oggi sono in compagnia di Silvia Ceriegi, la fondatrice del portale Trippando. Ciao Silvia e benvenuta su FS News. Ciao Luca, grazie. Silvia è la curatrice di questo libro, Giro d'Italia in 70 picnic, proposto dall'Associazione Culturale I Libri di Montpacem ed edito da Betty Editrice. Ed è un'ottima guida ai migliori luoghi dove spiluccare del cibo e contemporaneamente scoprire le bellezze naturali, storiche e culturali che circondano il nostro paese. Silvia, uno dei primi aspetti che colpisce di questo libro è che è un lavoro corale, che ha tratto ispirazione dal web. Com'è nata questa idea? L'idea è nata dalla voglia di stare insieme e noi italiani, quando stiamo insieme, quando ci troviamo, abbiamo questa bella abitudine, secondo me, di trovarci sempre a bocca aperta. Quindi la chiacchiera si fa davanti a un caffè, davanti a una pizza, ci troviamo sempre per qualcosa di conviviale. Quindi l'idea alla fine del lockdown è stata di dire: ma se noi dobbiamo incontrare un po' di amici, perché comunque è tanto che non vediamo tante persone, cosa ci facciamo insieme? E ho pensato proprio all'idea dei picnic. Poi, non conoscendo tutta Italia in maniera capillare, soprattutto di posti più nascosti, di luoghi all'aria aperta dove poter fare un picnic, attraverso il sito dei Libri di Montpracem abbiamo fatto una richiesta di contributi, ce ne sono arrivati tantissimi, ne abbiamo selezionati 70, sarebbero dovuti essere 40. Siamo arrivati a 70 perché comunque sia questa voglia di andare in giro, stare in posti belli, fare cose interessanti, ha coinvolto e preso tutti completamente. Per cui ci è sembrato un po' di viaggiare, devo dire, in questi mesi di scrittura, di lavoro su questi testi. Silvia, partiamo con le primissime pagine, perché c'è una parte introduttiva che è molto ben fatta, in cui si compie un excursus storico e culturale del picnic, che giunge fino al tempo dei Romani. Com'è nata proprio storicamente questa pratica e come si è diffusa nel tempo? Prima era appannaggio degli aristocratici, cioè il picnic era un relax, un momento di ritrovo, di star fuori, di stare insieme, di chi aveva soldi, perché comunque i poveracci dovevano lavorare dalla mattina alla sera. E ci sono un sacco di testimonianze, sia letterarie che artistiche, che dimostrano tutto questo. Veramente da San Filippo Neri e poi tira giù, ecco, le prime tracce di picnic come pausa sull'erba, pausa del lavoro nei campi, ce l'abbiamo intorno al 1600. Quindi la gente normale, magari non considerandolo un picnic, ma semplicemente un momento in cui stende una coperta e fa una pausa dal lavoro mangiando qualcosa sull'erba, è attorno al 1600. E poi è una cosa piaciuta un sacco alle regine, a Maria Antonietta, che si era fatta costruire nel parco della Reggia di Versailles il villaggio della regina, dove lei giocava a fare la contadinella. Io ricordo quando ci sono stata, ho detto: ma questa era tutta pazza. Cioè, i contadini duravano fatica e aspiravano a durarne un po' meno, e lei invece aveva il villaggetto personale dove giocare a fare la contadinella, e lei lì faceva i suoi picnic sull'erba. Per cui ho scoperto un sacco di curiosità e poi quelle le ho scritte tutte io, mentre invece tutti i testi poi, quindi relativi ai luoghi, sono stati scritti da 55 autori. Quali sono i must have di un picnic? Cos'è che non può mancare mai? Sicuramente quando eravamo più giovani cioè si metteva tutto in uno zaino,
bastava un pallone e un panino e una bottiglia d'acqua, perché solitamente si fanno in periodi in cui è caldo e c'è necessità di bere, eravamo a posto. Invece in questo momento, sì, come si diceva all'inizio, è una parte un po' più aristocratica, cioè c'è questo ritorno al bello, per cui ad avere una copertina un po' figa, il cestino, se si fanno i picnic in coppia soprattutto, o comunque adulti e bambini si portano anche i bicchieri di vetro per aprire una bottiglia di vino, perché una delle regole fondamentali è che l'acqua si può bere nel bicchiere di carta o nella borraccia, mentre invece se c'è del vino ci vogliono i bicchieri di vetro. Per cui sono un sacco di sfiziosità, sta diventando uno stile di uscita, ecco, anche in alternativa a ristoranti ricercati, ecco. Infatti sono tantissime le aziende agricole o i ristoranti, gli agriturismi che organizzano il picnic, che può essere in vigna, che può essere nella lavanda, fronte mare, è proprio una cosa, è una maniera diversa. Probabilmente non c'è picnic se non c'è una foto postata sui social network. Come sta andando questo, diciamo, questo hashtag picnic sui social? Ma è una cosa incredibile, Luca. Guarda, io anche semplicemente dalle persone che seguo su Instagram, io è già un po', diciamo, da quando il libro è andato verso la dirittura di stampa, che abbiamo avuto una data di uscita che è stata proprio il 18 giugno, la giornata mondiale dei picnic, ho cominciato a ripostare foto di persone che facevano picnic. Ma c'è pieno, veramente ogni fine settimana, ogni occasione è buona per fare un picnic, per cui parchi all'interno delle città anche, oppure zone di campagna, di montagna, qua nel libro ce ne sono tante, spiagge, si popolano proprio del popolo dei picnicker, per cui c'è tanta passione, ecco, attorno a questa cosa. Secondo me è diventata anche una cosa stilosa, cioè il dire ho il cestino più bello è anche quasi uno status symbol. Cioè, se si pensa agli anni 80, per esempio, quando vedevi le famiglie, io ricordo sul lago di Massaciuccoli, qui vicino a casa mia, c'erano proprio le macchine parcheggiate lungo le strade e davanti alla macchina i tavolini, quelli da campeggio con le sedie, e vedevi le teglie di lasagne, di melanzane alla parmigiana, era proprio un classico. Invece ora ci vuole il cestino che sia più bello possibile, e poi tutte questi finger food, perché non si deve stare a sporzionare, e questo mi sembra pure giusto, possibilmente nemmeno a cucinare, io dico, perché insomma una volta che uno esce fuori poi all'aria aperta si richiede sempre qualcosa di fresco, e quindi tutte queste cosette con la tovaglia, con la coperta, insomma è diventata anche una cosa molto fighetta, mentre un tempo era da famiglie numerose o comunque da gruppi che si ritrovavano o da ragazzi. Silvia, hai iniziato a citare un po' le prime porzioni di cibo che potremmo mangiare, ma a mio avviso uno dei punti di forza di questo libro è quello comunque di andare anche al di là dell'aspetto gastronomico del picnic, ma è proprio l'aspetto esperienziale. Quello di vivere appunto un'esperienza di viaggio e riscoprire le bellezze dell'Italia. Da questo punto di vista, cosa vuol dire fare un picnic oggi in Italia? Senti, io sono quella che starebbe sempre a giro, ma per me a giro vuol proprio dire uscire dalla porta di casa, ecco. A me fa filo tutto, fa filo ovunque, quindi fare un'esperienza di picnic vuol dire semplicemente scoprire un prato
che può essere a 800 metri da casa e è una zona alberata, un parco cittadino, una zona dove stendere una coperta. Io un paio di anni fa ero a Londra in questo periodo e lì era tutto un picnic, per cui era bellissimo, anche noi prendevamo il cibo nei takeaway e andavamo nei vari parchi a mangiare, perché il bello era vedere che tutti lo facevano, le persone in pausa pranzo. Secondo me nell'italiano classico, comunque il retaggio che abbiamo di quando eravamo bambini e poi giovani, noi vediamo il picnic come qualcosa da fare nei giorni di festa con gli amici, nei soliti parchi. Invece ora dobbiamo riscoprire anche posti più vicini, anche posti diversi, perché comunque purché ci sia un prato si può sempre fare un picnic ed è molto bello. E poi una cosa che io amo tantissimo è fare il picnic in vacanza, perché comunque si possono gustare cose diverse. In quasi tutti i brani si parla di qualcosa da mangiare di tipico, per cui non che uno se lo porta da casa, ma prende lì qualche prodotto tipico, e c'è veramente ci sono delle possibilità infinite proprio di andare sia in posti di mare che di montagna, sulle sponde dei laghi, ma ripeto, anche nelle città, perché magari è la cosa secondo me meno frequente, non ci si pensa, e invece è bello, ecco, è per noi adulti è come tornare un po' bambini, per i bambini è una grandissima opportunità di stare insieme con gli amici, basta poco, ecco, per loro. Qui abbiamo segnalato dove ci sono dei parchi gioco, delle aree attrezzate, quindi ci sono anche dei picnic in posti specifici per bimbi che i bambini amano, però comunque sia il bello per tutti è divertirsi con quello che c'è. Proviamo a fare un giro anche noi insieme, perché lo abbiamo detto, tra le 70 mete scelte c'è di tutto. C'è la campagna, c'è la montagna, c'è la spiaggia del mare, c'è il lago, c'è la città, c'è il nord, c'è il centro, c'è il sud Italia e ci sono le isole. Località raggiungibili in auto, ma anche in treno. Mi viene da pensare alla stazione neogotica di Castiglioncello in Toscana, a cui si fa riferimento nel libro, o ad Alberobello in Puglia. Tu dove ci porti? E qual è la meta che ti sta più a cuore tra le 70 inserite nel libro? Devo dire che io ho un po' di fissa per il mare, quindi a me la parte che più piace è quella delle isole. Infatti sono quasi tutte mete che ho scritto io, quelle delle isole, perché è proprio questa grande passione. Perché secondo me il mare non vuol dire solamente spiaggia. Quindi quando si arriva con il treno, io in questi giorni preparavo un articolo su Campiglia Marittima. Io Campiglia l'ho sempre avuta presente, perché comunque sia da lì poi si prendeva il pullman per andare a Piombino e poi per imbarcarsi verso l'Elba, ecco. Quindi ci sono tanti posti che uno raggiunge anche in parte con il treno. Poi le isole secondo me sono bellissime da vivere in libertà. Uno noleggia un motorino, va a piedi, si sposta con i mezzi pubblici. Traghettare una macchina è sempre scomodo, per cui io quando vado su un'isola di solito arrivo con il treno alla stazione vicina all'imbarco e poi vado, per cui perché no le isole treno più mezzi pubblici o treno più motorino se non si hanno bambini piccoli dietro. Le isole secondo me, e noi ne abbiamo tante più o meno conosciute, più o meno vissute, offrono di tutto, perché comunque sia noi si pensa all'isola come costiera, per cui come posto dove andare al mare. In realtà ci sono sempre tantissime escursioni da fare, c'è un sacco di storia anche legata alle isole, per cui mi viene in mente
Ventotene, dove è stato scritto il primo manifesto dell'Europa. E è una cosa bellissima, ecco. Uno non pensa che se va a Ventotene va nel posto dove è stata ipotizzata l'Europa. Per cui è stupendo, ecco, ci sono un sacco di collegamenti. Poi io ho questo difetto, Luca, che se sono in un posto penso a un altro. Cioè il mio classico, io so che domenica noi si parte per l'Alto Adige. L'altro giorno a mio marito gli ho detto, senti Enrico, ma poi d'agosto dove si va? Cioè io non starei mai ferma, fisso una cosa, ma sono già a pensare a quando ritorno, dove si arriva dopo. Appunto, ma tra le 70 mete segnalate ce n'è una che non hai ancora visitato e che però hai già messo in agenda? Guarda, andando in Alto Adige, ora domenica salendo, ci si fermerà al Lago Bagattoli, che è un posto indicato, e probabilmente si organizzerà un picnic insieme alla ragazza che ha scritto il contributo e ai gestori lì del laghetto e delle varie attività. Per cui questa sarà la prima scoperta. Poi sì, l'idea sarebbe veramente quella di scoprire tutto e girare l'Italia di picnic in picnic, perché comunque ci sono un sacco di storie, un sacco di curiosità, tante cose da scoprire che vanno proprio fuori dai comuni circuiti turistici, per cui è bellissimo. Poi io amo molto camminare, quindi una cosa che mi piace è arrivare con il treno e poi perdermi un po', scoprire. Quando sono da sola mi diverto un sacco. Le tue parole mi hanno fatto venire tanta voglia di viaggiare, spero che sia così anche per tutte le persone che ci vedranno in questo video. Grazie mille per essere stata nostra ospite. Grazie a te, alla prossima. Cari amici di FS News, vi ricordo di seguire il nostro canale su YouTube. Io sono Luca Mattei e ci vediamo al prossimo viaggio.